Buonasera a tutti. Io mi permetterò di intervenire come se fossi in una camera operatoria, un chirurgo che arriva e ha davanti il corpaccione del Sud, un corpaccione che conosco bene e che attraverso il lungo e il largo, anche per il, in conseguenza del mio lavoro, facendo dei reportage continui, e ne fiuto i cambiamenti, le trasformazioni, e vorrei ricominciare da quello che poi è stato il sintomo conclamato su cui in tanti si sono immediatamente interrogati, ma per poi non tornare più sull'argomento. E cioè che il 4 marzo, in quella data, si verifica un fatto inaudito, e cioè che nella memoria della cosiddetta Italia repubblicana, per la prima volta, in quel 4 marzo ed esattamente in quel grande corpaccione che è il Sud, per la prima volta l'elettorato non corrisponde più a quello che solitamente dava di volta in volta in ogni appuntamento, cioè il consenso ai partiti di sistema. Cioè quel voto del 4 marzo certifica un dato tuttora presente, che i due grandi partiti di sistema, cioè il Partito Democratico e Forza Italia, altro non sono che due strutture ormai cancellate o destinate comunque a una putrefazione, al punto che quando qualcuno si avventura a immaginare il ritorno di Matteo Salvini tra le braccia di Silvio Berlusconi o dall'altro lato il ritorno di Luigi Di Maio tra le braccia di chi chissà chi possa essere ancora, ora si direbbe Zingaretti o comunque del PD, altro non sembra che evocare quella tortura medievale per cui il condannato veniva legato a un cadavere. E immaginare le future alleanze, che sono poi quelle sollecitate dal mainstream, che vorrebbe a tutti i costi che il Movimento 5 Stelle andasse tra le braccia del Partito Democratico, dall'altro lato magari sperare che il Partito Democratico abbia questa evoluzione conseguenziale anche alla cosiddetta maturità di una certa destra adulta, identificata non tanto in Silvio Berlusconi o comunque nei suoi eredi successori. Già mi pare di immaginare che una grande leader che viene dal Sud come Mara Carfagna possa interpretare poi questo Nazareno in versione, ormai non si può più dire 2000 perché è già passato, in versione diciamo bionica futura, insomma qualcosa di simile. Ritorniamo al punto. Succede che l'elettorato meridionale, che di solito è quello stesso che abbiamo incontrato sui banchi di scuola traducendo Cicerone, con Verre che depredava e che quindi faceva di quel territorio soltanto un granaio, era il granaio elettorale a disposizione dei partiti di sistema. Per la prima volta crolla questo paradigma e il grande corpaccione del Sud certifica col fatto nuovo un fatto fondamentale, cioè le clientele non sono più in grado di esprimere un orientamento politico, un esito politico. Tant'è vero, io ho ben presente il panorama e il paesaggio della mia Sicilia, tutte le cosiddette liste centriste, di moderati, eccetera, vanno a franare inesorabilmente perché il Movimento 5 Stelle diventa in assoluto il primo partito e per quanto non sia al governo della regione siciliana per quel sistema elettorale che ben conosciamo, è comunque l'espressione, il tramite di un blocco sociale ben preciso che non corrisponde affatto allo schema ideologico destra-sinistra, tant'è vero che tutta quella gente, tutta quella brava gente, quella massa enorme che va a votare per il Movimento 5 Stelle al Sud, somiglia spiccicata a quella che una volta poteva essere il grande consenso alla Democrazia Cristiana, cioè sono madri, padri di famiglia che non ne sanno assolutamente di Gino Strada, non hanno idea di chi sia Zagabeschi, tutto potrebbero fare tranne che
che desiderare il redivivo Rodotà al Quirinale, che non ne sanno nulla né di quelle che potrebbero essere le formule vagheggiate dal mainstream per ritornare al Partito Democratico. No, no, è semplicemente successo un fatto, che la famosa maggioranza silenziosa ha trovato voce, casa e rappresentanza. È successo questo, è successo soltanto che a un certo punto è stata così levata in alto l'asticella della pazienza che il 4 marzo hanno voluto notificare questa comunicazione e questa presa d'atto di un'opinione pubblica decisa ad avere un esito politico. E andiamo al punto. Questo è il mammozzone del Sud che conosciamo bene tutti noi. Dall'altro lato che cosa c'è? C'è una realtà che è il Nord, che ha un blocco sociale ben preciso, che viene da lontano. Viene da lontano nel senso che quella storia è una storia che comunque è iniziata avendo alle spalle, vogliamo dire, uno come Gianfranco Miglio. Vogliamo dire, è una storia che è maturata anche in uno scontro politico duro, durissimo, forte, che ha avuto delle conseguenze interessantissime. Io sono veramente contento del lavoro che ho fatto con col mio giornale, con Antonello Caporale, abbiamo girato in lungo e largo per questi reportage, quando, trovandomi in una realtà qual è Terni, e quindi come vedete già comincio a individuare qualcosa che geograficamente non è più nord, entrando nelle abitazioni, nelle case della gente, degli operai, delle acciaierie, e quindi andando a incontrare delle realtà dove le generazioni, il nonno, il padre, il figlio, negli scaffali delle librerie avevano tutto quello che occorre per la formazione, la struttura mentale di un militante, quindi Editori Riuniti, Einaudi, era proprio la vecchia scuola del Partito Comunista, altro che Partito Democratico, ODS o PDS. Ci accorgevamo, era ancora prima del 4 marzo, che in questo voto strutturato, pensato, che è quello degli operai, accadeva qualcosa. E non era neppure voler votare il Movimento 5 Stelle pur di non votare il PD all'epoca quasi di Matteo Renzi, ma votavano direttamente Lega. Questo perché un blocco sociale cosciente, consapevole, maturo, non fa più i ragionamenti destra e sinistra, ma va immediatamente a chiedere e a chiedersi quale possa essere la soluzione immediata per ciò che richiede. Quindi la consapevolezza di avere la necessità di garanzie sociali, molto più importanti, diciamo, dei cosiddetti diritti civili, l'urgenza di realizzare un progetto politico che finalmente facesse tabula rasa di tutti gli equivoci che hanno portato tutto un mondo, era il mondo, diciamo, della sinistra, il mondo che veniva dal Partito Comunista, quindi una realtà concreta fatta di salario, di battaglie per le garanzie sociali, che non avevano più un interlocutore in quello che era stato il partito di riferimento e non avevano nessun problema a rivolgersi alla Lega. Ma quella Lega viene da lontano, perché è la stessa Lega che a Milano, ai tempi di Miglio, ai tempi di Bossi, ai tempi in cui la Lega era fortemente radicata nei ceti popolari e proletari, bisogna ancora ritornare a questo termine, aveva dato delle risposte che quel mondo della politica ormai non sapeva più dare. Ed è un blocco sociale che vede ancora una volta saldare i lavoratori, gli operai, gli imprenditori, i produttori, un'alleanza sociale fondata sulle cose vere e concrete. E la cosa ha avuto uno sviluppo tale che è riuscita a sopravvivere anche a delle crisi spaventose. Noi abbiamo urgenza di fare un esercizio di memoria e ricordare che cosa era diventata nel frattempo la Lega. La Lega era diventata una fetecchia infinitesimale, una vergogna consumata con i diamanti, con il diploma in Albania del Trota, una cosa che non si riusciva a immaginare come potesse
risorgere e diventare forse qualcos'altro. Ma tutto questo si è potuto realizzare in virtù di un blocco sociale, cioè di un humus, di un ambiente che ha fatto sì che tutti vorrebbero essere governati da Luca Zaia. E perché? Perché dà dei risultati, perché tutti noi del sud, poi quando abbiamo necessità, bisogno per la salute, ce ne andiamo a Padova, a Treviso, e tutti sanno che cosa può essere un modello di vita, qual è quello che dà la Lombardia rispetto a quello che conosciamo noi del sud. Sappiamo perfettamente che quel blocco sociale non è fatto di chimere o di messaggi o di slogan, ma è fatto di persone che sa alzare la saracinesca e sa dare un esito alla propria volontà. E quindi, entrando in camera operatoria oggi e parlandoci chiaramente, io dico che bisogna tenere fede a quello che è stato il segnale del 4 marzo, e cioè evitare assolutamente che chi arriva arrivi in virtù di una vecchia abitudine, quella di traslocare quindi le clientele da un punto all'altro nella speranza di avere qualcuno che lo possa fare andare avanti. È il famoso discorso delle mosche cocchiere, che non avendo la possibilità di essere destriero si attaccano al collo del cavallo che sta vincendo per poter vincere con loro. È un meccanismo che conosciamo bene, la letteratura ci ha aiutato tante volte, soprattutto con la suggestione che diede Tomasi di Lampedusa, perché c'è sempre il bisogno di smettere il candido Giglio Borbonico e adottare il tricolore, perché se noi cambiamo immediatamente, subito possiamo fare in modo di restare sempre lì. E questo è il vero dilemma del progetto politico. Una cosa che il 4 marzo, nella volontà di tutti, è stata ben chiara, e cioè basta con le clientele, basta con i capi bastone, basta con quella logica della politica che accompagnava di volta in volta la possibilità di controllare pezzi di territorio, purché fosse un'unica attività di controllo e di gestione di una realtà sociale sempre più destinata al degrado. La Lega, che ha fatto forte nel suo progetto politico la questione degli immigrati, adesso al Sud ha una sola responsabilità, una sola urgenza, e lo deve fare immediatamente, ed è quella di cominciare a parlare di emigrazione, perché al sud si sta consumando la più grande migrazione di massa, che per la prima volta non porterà nessuna rimessa, nessuno sviluppo economico, nessun boom come fu all'epoca degli anni 70, quando grazie al lavoro degli emigrati poteva esserci un minimo di benessere in tutto il sud. La Lega dovrebbe cominciare ad avere la responsabilità di raccontare questa realtà devastante che sta massacrando l'intera società meridionale, dove non c'è famiglia, dove i propri figli, i ragazzi, sono costretti ad andarsene via, e sono infinitamente minori i numeri degli immigrati rispetto alla spaventosa folla di ragazzi che se ne va via. E non è più soltanto una fuga di cervelli, è una fuga dalla vita. E accanto, appunto, al benemerito reddito di cittadinanza, garantire pure il diritto alla cittadinanza al sud. E c'è un solo progetto politico, che è quello di essere leali e realisti rispetto a quell'elettorato che ormai in termini di consenso sta premiando la Lega di Salvini, ed è quello di cominciare a muovere il passaggio ulteriore, finire la stagione del cattivismo che ha creato il consenso e cominciare a costruire il progetto politico. Da un lato c'è solo una possibilità: si è al governo, il governo dà la possibilità di fare e di agire, basta mettere in moto le cose, i fatti. Bellachioma, che viene dall'Abruzzo, sa perfettamente qual è la vera leva che può dare all'opinione pubblica, alla gente, il senso vero delle cose che si muovono, e sono le ruspe, le betoniere, il movimento terra, la possibilità quindi di mettere in sicurezza l'Italia. Provate a immaginare
uno slogan semplice: mettere in sicurezza l'Italia. E ditelo soprattutto al sud dove non esistono manco le strade, al sud dove non c'è manco la possibilità di avere la certezza di garantire le infrastrutture, al sud dove non puoi muovere neppure una carriola per spostare una frana perché ti arriva immediatamente o un avviso di garanzia o una pistolettata da qualche gang che vuole controllare l'appalto. Mettere in sicurezza l'Italia significa avere la possibilità di spargere benessere, attività, lavoro e anche di sforare il debito. Chi mai potrebbe obiettare che si sfora il debito quando si tratta di proteggere la vita dei nostri figli nelle loro scuole che crollano? Chi potrebbe mai obiettare che non si può sforare il debito quando si tratta di dare finalmente il diritto alla modernità al sud, dove non c'è la possibilità di ricoprire una distanza di 10 km in 2 ore proprio perché è solo un'unica frana? Ecco qual è il passaggio ulteriore che la Lega al Sud deve fare, ancora prima di immaginare di costruire carriere, ancora prima di immaginare di costruire la possibilità che si diventi idealisti, e lo dico da vecchio missino, nella logica in cui diceva De Marsenic, sono idealisti, cioè sono quelli che hanno solo l'idea della lista, la politica è responsabilità. Grazie molte Pietrangelo, se posso dire è stato un intervento molto più politico di quello che, e non è un, certamente un demerito, ma appunto fa riflettere su quelle che sono delle categorie essenziali. Tu hai detto che la Lega giustamente ha avuto un grande successo perché ha cavalcato il tema dell'immigrazione, non si può limitare a quello. Faccio notare che a mio parere la Lega passa, diciamo, viene rappresentata come di destra su questo tema, perché dall'altra parte, lo ha detto recentemente una persona appartenente a quella area culturale, è la sinistra che è diventata il partito dello straniero, è la sinistra che è diventata il partito dei diritti civili, dico qualcosa in fondo di scontato, di conosciuto da tempo, e questo fa sembrare un partito che si rivendica come il partito del buonsenso, che dice cose condivisibili dalla maggioranza degli italiani, come un partito molto collocato a destra. Quindi casomai andrebbe fatto il discorso opposto, cioè se non esiste un estremismo da quell'establishment che fa una opposizione sicuramente molto dura alla Lega. Ricordavi giustamente che gli operai non da oggi hanno cominciato a votare Lega, ma aggiungerei che in questa trasversalità del partito c'è per esempio un'attenzione ai temi sociali, e penso alla riforma delle pensioni, quota 100. Molti dimenticano che questa è stata forse la prima grande battaglia di Matteo Salvini, ben prima dell'immigrazione. Nessuno contestava la riforma Fornero, nessuno l'ha fatto nelle modalità anche virulente che in quel dato frangente non davano popolarità sicuramente, anche in forme di proteste pittoresche, quando è arrivata a fare un piccolo picchetto davanti alla casa della Fornero. Ebbene, questo che cosa testimonia? Testimonia un'attenzione ai diritti sociali. Tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare che le domande per quota 100 al sud siano superiori alle aspettative finora, e quelle per il reddito anche e viceversa per il reddito di cittadinanza. Quindi insomma, questa idea, se mi posso permettermi, che insomma al sud hanno votato per avere il reddito. No, quella è un'invenzione che è stata fatta dai giornali perché pensavano che il successo del Movimento 5 Stelle fosse stato determinato da questa chimera del... Queste ovviamente non si ruba in casa del ladro, e so perfettamente quali siano i meccanismi. No, io tengo a ribadire, scusami se intervengo ancora, tengo a ribadire che non si tratta veramente più di destra e di sinistra, anche perché quella sinistra che ancora c'è è all'opposizione, e una destra che ancora c'è è all'opposizione, e la formula alchemica inaspettata del governo giallo-verde è una mano santa, perché l'uno corregge gli errori dell'altro. Ma questo passo dopo passo, ne sono convinto da osservatore, nel senso che è
anche il modo attraverso cui quei due blocchi sociali, il blocco sociale del nord e il blocco sociale del sud, hanno trovato una sana ed esatta parentela, al di là di quello che poi può sembrare la difficoltà di governo, la difficoltà di stare insieme, ma ce lo vogliamo ricordare quanto tempo ci è voluto per arrivare a questo governo? Ma facciamoci una domanda, ci è voluto tanto tempo perché sono così scemi da non riuscire a trovare un accordo o perché tante sono le difficoltà che il sistema frappone nella realizzazione di tutto ciò, perfino la riabilitazione di Berlusconi, capito? Da capo a mattina. Ci vuole sano realismo e la consapevolezza che questo è un passaggio storico delicato, delicatissimo dal punto di vista della geopolitica, perché per esempio questo benedetto sud di cui discutiamo oggi beneficia di passaggi geopolitici che sono molto più importanti dei confini nostri, dei confini della sovranità. Poi, tra parentesi, bisogna dire che le operazioni delicate come quella della Cina, come quelle della Cina, sono quelle attraverso cui si prendono boccate di ossigeno per l'economia, perché è una cosa che interessa per esempio l'Abruzzo di Bella Chioma, perché a un certo punto c'è Ortona, che è uno dei luoghi fondamentali su cui aprire uno dei porti ad alto pescaggio per queste navi. La stessa cosa succede per Gela, la stessa cosa per Gioia Tauro, cioè sono degli interessi fondamentali su cui, mi permetterete, c'è la volontà politica di dare la propria opinione a dispetto di quello che può pensare il signor Trump. E bisogna dire le cose anche in termini di duro realismo, perché per fortuna Yalta ormai non vale più. Perché tutto quello che fino ad oggi non si è potuto fare perché c'era un accordo, che ancora è quello del dopoguerra, non vale con soggetti che sono fuori dalla logica di Yalta, perché quelli che hanno detto non potete fare niente con il blocco dell'Est, va bene, e non si fa niente col blocco dell'Est, tant'è vero che esiste ancora la NATO, che era in funzione antisovietica, quando non esiste più neppure l'Unione Sovietica. Non ci facciamo mai queste domande. Dopodiché, nessuno si aspettava a Yalta che emergesse la Cina, nessuno si aspettava a Yalta che emergesse l'India, nessuno immaginava a Yalta che c'è un discorso di civiltà antico, remoto, che porta piccioli, che porta soldi, che porta sostanza all'Italia, che si chiama Via della Seta. E siccome qui nessuno è fesso, sappiamo perfettamente che la politica è determinata dalla geopolitica, che tutte le decisioni d'Italia, così come di ogni singola nazione, corrispondono a dei giochi estremi, pericolosissimi, il grande gioco, dove c'è un elemento esterno. E questa è la vera fatica, se no abbiamo voglia di fare i sovranisti senza sovranità, finisce come i donnaioli che non hanno manco una donna.